Dinanzi alle difficoltà spunta la zizzania. E qual è la peggiore zizzania che distrugge una comunità? La zizzania della mormorazione, la zizzania del chiacchiericcio. Le divisioni nelle prime comunità cristiane e la creazione della figura dei diaconi per fronteggiarle sono state al centro della nuova tappa dell'avviata disamina degli Atti degli Apostoli fatta da Papa Francesco nelle udienze generali del mercoledì. Sulla figura del diacono, Papa Francesco ha sottolineato che non è un sacerdote di seconda, no, un'altra cosa. Diacono non è per l'altare, no, è per il servizio. È il custode del servizio nella Chiesa. Quando un diacono gli piace andare troppo all'altare, sbaglia. Questa non è la sua strada. E tra i primi diaconi è la figura di Stefano, che nella sua catechesi ha evidenziato il Papa, ricordando cosa fanno i suoi avversari per farlo desistere dalla predicazione del Vangelo. Scelgono la soluzione più meschina per annientare un essere umano, cioè la calunnia, la falsa testimonianza. E noi sappiamo che la calunnia uccide, sempre. Questo cancro diabolico che è la calunnia e nasce dalla volontà di distruggere la reputazione di una persona, aggredisce anche il resto del corpo ecclesiale e lo danneggia gravemente quando per meschini interessi o per coprire le proprie inadempienze ci si coalizza per infrangare qualcuno. Condannato a morte per lapidazione, Stefano è il primo martire della storia della Chiesa e del suo esempio Papa Francesco ha sottolineato che non solo i bei discorsi a rivelare la nostra identità dei figli di Dio, ma solo l'abbandono della propria vita nelle mani del Padre e il perdono perché ci si offende, ci fanno vedere la qualità della nostra fede. La Chiesa di oggi è ricca di martiri. Oggi sono più i martiri che in tempo dell'inizio della Chiesa. Dei martiri sono dappertutto. La Chiesa è irrigata dal loro sangue, che è seme di nuovi cristiani, e assicura crescita e fecondità al popolo di Dio. I martiri non sono santini, ma uomini e donne in carne e ossa che, come dice l'Apocalisse, hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Essi sono i veri vincitori.